Antes del italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il nostro itinerario di catechesi sul tema della vecchiaia, oggi guardiamo al tenero quadro dipinto dall'Evangelista San Luca, che chiama in scena due figure di anziani, Simeone e Anna. La loro ragione di vita, prima di congedarsi da questo mondo, è l'attesa della visita di Dio. Aspettavano che venisse Dio a visitarli, cioè Gesù. Simeone sa, per una premonizione dello Spirito Santo, che non morirà prima di aver visto il Messia. Anna frequenta ogni giorno il Tempio, dedicandosi al suo servizio. Entrambi riconoscono la presenza del Signore, del bambino Gesù, che colma di consolazione la loro lunga attesa e rasserena il loro congedo della vita. Questa è una scena di incontro con Gesù e di congedo. Che cosa possiamo imparare da queste due figure di anziani pieni di vitalità spirituale? Intanto impariamo che la fedeltà dell'attesa affina i sensi. Del resto lo sappiamo, lo Spirito Santo fa proprio questo, illumina i sensi. Nell'antico inno Veni Creator Spiritus, con cui invochiamo ancora oggi lo Spirito Santo, diciamo accende lumen sensibus, cioè accende una luce per i sensi, illumina i nostri sensi. Lo Spirito è capace di fare questo, acuisce i sensi dell'anima, nonostante i limiti e le ferite dei sensi del corpo. La vecchiaia indebolisce in un modo o nell'altro la sensibilità del corpo. Uno più cieco, uno più sordo, no? Tuttavia, una vecchiaia che si è esercitata nell'attesa della visita di Dio non perderà il suo passaggio, anzi sarà anche più pronta a coglierlo. Avrà più sensibilità per accogliere il Signore quando passa il Signore. Ricordiamo che un atteggiamento del cristiano è stare attento alle visite del Signore, perché il Signore passa nella nostra vita con l'ispirazione, con l'invitazione a essere migliori. E Sant'Agostino diceva: ho paura di Dio quando passa. Ma come mai tu hai paura? Sì, ho paura di non accorgermi e lasciarlo passare. È lo Spirito Santo che prepara i sensi per capire quando il Signore ci sta facendo una visita. Una visita, come ha fatto con Simeone e Anna. Oggi abbiamo più che mai bisogno di questo. Abbiamo bisogno di una vecchiaia dotata di sensi spirituali vivi e capace di riconoscere i segni di Dio. Anzi, il segno di Dio che è Gesù. Un segno che ci mette in crisi sempre. Gesù ci mette in crisi perché è segno di contraddizione, ma che ci riempie di letizia. Perché la crisi non necessariamente ti porta alla tristezza, no. Essere in crisi nel servizio del Signore ti dà una pace o una letizia tante volte. L'anestesia dei sensi spirituali, questo è brutto, l'anestesia dei sensi spirituali nell'eccitazione e nello stordimento di quelli del corpo è una sindrome diffusa in una società che coltiva l'illusione dell'eterna giovinezza. E il suo tratto più pericoloso sta nel fatto che essa è per lo più inconsapevole. Non ci si accorge di essere anestetizzati. E questo succede. Succede sempre, è successo anche succede nei nostri tempi. I sensi anestetizzati, senza capire cosa succede. I sensi interiori, i sensi dello spirito, per capire la presenza di Dio, la presenza del male, anestetizzati, non distinguono. Quando perdi la sensibilità del tatto o del gusto, te ne accorgi subito.
Invece quella dell'anima, quella sensibilità dell'anima, puoi ignorarla a lungo, vivere senza accorgerti che hai perso la sensibilità dell'anima. Essa non riguarda semplicemente il pensiero di Dio o della religione. L'insensibilità dei sensi spirituali riguarda la compassione e la pietà, la vergogna e il rimorso, la fedeltà e la dedizione, la tenerezza e l'onore, la responsabilità propria e il dolore per l'altro. È curioso, la insensibilità non ti fa capire la compassione, non ti fa capire la pietà, non ti fa avere vergogna o avere rimorso di aver fatto una cosa brutta. E così i sensi spirituali anestetizzati confonde tutto e uno non sente spiritualmente cose del genere. E la vecchiaia diventa, per così dire, la prima perdita, la prima vittima di questa perdita di sensibilità. In una società che esercita soprattutto la sensibilità per il godimento, non può che venir meno l'attenzione verso i fragili e prevalere la competizione dei vincenti. E così si perde la sensibilità. Certo, la retorica dell'inclusione è la formula di rito di ogni discorso politicamente corretto, ma ancora non porta una reale correzione nelle pratiche della convivenza normale. Stenta a crescere una cultura della tenerezza sociale. No, lo spirito della fraternità umana, che mi è sembrato necessario rilanciare con forza, è come un abito dismesso da ammirare, sì, ma in un museo. Si perde la sensibilità umana, questi movimenti dello spirito che ci fa umano. È vero, nella vita reale possiamo osservare con commossa gratitudine tanti giovani capaci di onorare fino in fondo questa fraternità. Ma proprio qui sta il problema. Esiste uno scarto colpevole fra la testimonianza di questa linfa vitale della tenerezza sociale e il conformismo che impone alla giovinezza di raccontarsi in tutt'altro modo. Che cosa possiamo fare per colmare questo scarto? Dal racconto di Simeone e Anna, ma anche da altre storie bibliche dell'età anziana sensibile allo spirito, viene un'indicazione nascosta che merita di essere portata in primo piano. In che cosa consiste concretamente la rivelazione che ascende la sensibilità di Simeone e Anna? Consiste in riconoscere in un bambino che loro non hanno generato e che vedono per la prima volta il segno certo della vista di Dio. Essi accettano di non essere protagonisti, ma solo testimoni. E quando uno accetta di non essere protagonista, ma si coinvolge come testimone, la cosa va bene. Quell'uomo con la donna sta maturando bene, ma se sempre ha la voglia di essere protagonista o niente, mai maturerà questo cammino verso la pienezza della vecchiaia. La visita di Dio non si incarna nella loro vita di quelli che vogliono essere protagonista e mai testimoni. Non li porta sulla scena come salvatori. Dio non prende carne nella loro generazione, ma nella generazione che deve venire. Perdono lo spirito, perdono la voglia di vivere con maturità e, come si dice usualmente, si vive con superficialità. È la grande generazione dei superficiali, che non si permettono di sentire le cose con la sensibilità dello spirito. Ma perché non si permettono? In parte per pigrizia e in parte perché già non possono, l'hanno persa. È brutto quando una civiltà perde la sensibilità dello spirito.
Invece è bellissimo quando troviamo anziani come Simeone e Anna che conservano questa sensibilità dello spirito e sono capaci di capire le diverse situazioni, come questi due hanno capito questa situazione che era davanti loro, che è la manifestazione del Messia. Nessun risentimento e nessuna recriminazione per questo, quando sono in questo stato di niente, di fermezza, di stare fermo. Invece una grande commozione, una grande consolazione quando ci sono i sensi spirituali vivi ancora. La commozione e la consolazione di poter vedere e annunciare che la storia della loro generazione non è perduta o sprecata proprio grazie a un evento che prende carne e si manifesta nella generazione che segue. E questo è quello che sente un anziano quando i nipotini vanno a parlare con loro. Si sentono ravvivare. Ah, la mia vita ancora è qui. È tanto importante andare dagli anziani, è tanto importante ascoltarli, è tanto importante parlarli, perché lì si fa questo scambio di civiltà, questo scambio di maturità fra giovani e anziani, e così la nostra civiltà va avanti in modo maturo. Solo la vecchiaia spirituale può dare questa testimonianza umile e folgorante, rendendola autorevole e esemplare per tutti. La vecchiaia che ha coltivato la sensibilità dell'alma spegne ogni invidia tra le generazioni, ogni risentimento, ogni recriminazione per un avvento di Dio nella generazione che viene, che arriva insieme con il congedo della propria. E questo è quello che succede. Un anziano aperto, con un giovane aperto, si congeda dalla vita, ma consegnando, fra virgolette, la propria vita alla nuova generazione. E questo è quel congedo di Simeone e Anna. Adesso può andare in pace. Adesso posso andare in pace. La sensibilità spirituale dell'età anziana è in grado di abbattere la competizione e il conflitto fra le generazioni in modo credibile e definitivo. Sorpassa questa sensibilità, gli anziani con questa sensibilità sorpassano il conflitto, vanno oltre, vanno all'unità, non al conflitto. Questo certamente è impossibile agli uomini, questa sensibilità spirituale, ma possibile a Dio. E oggi ne abbiamo tanto bisogno, della sensibilità dello spirito, della maturità dello spirito. Abbiamo bisogno di anziani saggi, maturi nello spirito, che ci diano una speranza per la vita. Grazie. Cari fratelli e sorelle, sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta. In quella terra luminosa sarò pellegrino sulle orme dell'Apostolo Paolo, che lì fu accolto con grande umanità dopo aver fatto naufragio in mare mentre diretto a Roma. Questo viaggio apostolico sarà così l'occasione per andare alle sorgenti dell'annuncio del Vangelo, per conoscere di persona una comunità cristiana dalla storia millenaria e vivace, per incontrare gli abitanti di un paese che si trova al centro del Mediterraneo e nel sud del continente europeo, oggi ancora più impegnato nell'accoglienza dei tanti fratelli e sorelle in cerca di rifugio. Fin d'ora saluto a tutti voi, maltesi, buona giornata. Ringrazio quanti si sono impegnati per preparare questa visita e chiedo a ciascuno di accompagnarmi con la preghiera. Grazie.